Lunedì 29 aprile, in primo piano nel TGL News, la cronaca: minaccia di morte e aggredisce l'operatore di una comunità in Valnure. È stato arrestato un 23enne albanese, questo giovane che era proprio affidato a questa struttura, dato in escandescenza. Pesanti le minacce e l'aggressione appunto a un operatore sono scattate le manette da parte dei carabinieri, mentre sempre gli stessi carabinieri hanno denunciato un 60enne per violazione di domicilio e pugni in faccia a un vicino di casa. È finita così la lunga serie di litigi che appunto vedeva contrapposti due vicini. Uno ha deciso di scagliarsi contro l'altro ed è stato denunciato. Cambiamo decisamente argomento. Scatterà il porta a porta in centro storico per migliaia di piacentini. Sono tante le famiglie coinvolte. Gli esercenti però criticano l'aumento, il presunto aumento di costi legato proprio alla raccolta porta a porta nella zona del centro storico. E purtroppo dal 23 aprile scorso Emanuela Saccardi non dà ancora notizie di sé, non si sa ancora dove sia finita. L'appello del marito Mauro torna da noi. Purtroppo anche la stessa famiglia non esclude alcuna ipotesi, anche quella del gesto estremo. Chiudiamo parlando di sport. Questa sera torna a Zona Calcio dalle 20:45, ospiti naturalmente di prestigio come sempre, a cominciare da Alessio Sesto, uno dei trascinatori del Piacenza, che sabato prossimo avrà la partita decisiva per la promozione in Serie B a Siena. Si attende anche di capire se mister Arnaldo Franzini sarà squalificato dopo l'espulsione rimediata sabato scorso in casa, appunto nella palpitante vittoria contro l'Olbia. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it nel TGL delle 13:15.